illustriamo tipi di tecniche svolte dalla figura del massaggiatore professionale MCB, arte ausiliare delle professioni sanitarie. In questo momento l'operatrice sta eseguendo delle frizioni su tutto il tratto della colonna vertebrale, sulla zona lombare, dorsale, cervicale bassa. Ora sulla parte dorsale, impastamento sulla parte del trapezio, zona lombare, massaggio trasverso alla fibra, massaggio trasversale, dalla parte lombare fino alla parte toracica. Sfioramento della scapola, base del collo, impastamento del trapezio, e adesso andremo a vedere una mobilizzazione del cingolo scapolare. I muscoli del tratto cervico dorsale, friziono tutta la colonna, sulla base del collo, e poi andiamo sulla parte occipitale. L'operatrice sta effettuando una mobilizzazione sempre sul cingolo scapolare in posizione decubito laterale. Questa posizione avvantaggia le problematiche di spalla, di scapola e anche di cervicale. Sta trazionando la scapola lavorando anche sui muscoli retroscapolari. Una delle tecniche che viene insegnata nel percorso MCB è la tecnica del linfodrenaggio. In questo momento l'operatrice sta eseguendo un linfodrenaggio all'arto inferiore. In questo momento l'operatrice sta eseguendo un trattamento sulla cervicale. Trattamento in ambito sportivo.